Ma se è una scarpa da pista, di che marchio potrebbe trattarsi? Tal marchio secondo me potrebbe essere quello dell'Ibiza Marathon, però magari no. E soprattutto a chi è adatta questa scarpa? Sei pronto? Vai, va bene, lancia, lancia. Vai! Rumorosa, sembra rumorosa, dai. Mettiamo la mascherina qua. Bene. Allora, ti dico che la scatola la conosci perché l'hai già aperta. Non sembra tanto grossa la scatola. È una sacca, quindi Potrebbe essere una scarpa potrebbe premium, eh? essere. Ok. Così mi sembra una chiodata, sì, perché c'è i buchi per i chiodi. Tocca l'intersuola e secondo te che intersuola è? Sento una piastra in mezzo che non so se è plastica o carbonio, mentre la mescola è durettina comunque rispetto, quindi sicuramente secondo me non è Nike perché sarebbe più morbida. Quanto pesa secondo te? 120, 130, non Ti saprei. dico solo una cosa, che è leopardata. Ah, prova un marchio. Un vero vantaggio competitivo te l'avevo dato per la mia felpa. Sauconai? Sì, è Saucony, è Saucony. Puoi Sauconai? aprire e guardare. Ah, cavolo. Secondo me è spettacolare come Come scarpa. cavolo. Una scarpa Sauconai da chiodata, non l'avevo mai vista e mi Tu aspetto. che dicevi che c'era solo la Dragonfly, in realtà invece ci sono ormai alternative comunque molto interessanti. Eh sì, ho visto, nell'ultimo periodo tanti marchi si sono dati alle scarpe chiodate Si e... chiama Endorphin Cheetah. Ah, ok. Ascolta, facciamo una cosa, qua ovviamente non potrai correre, però comunque provatela e poi mi dici le due o tre impressioni, ovviamente poi faremo la recensione completa. Va bene, dai, proviamo subito, sono curioso. Allora, Davide, ho ripreso le Endorphin Pro 3, queste pesano quasi la metà. Quanto pesano? 130 cavolo pesano, tanta roba, tanta tanta roba. Ma rispetto alla competizione, quindi di meno? Secondo me sì, di meno e comunque mi sembra persino meglio rispetto a tipo Nike o Adidas così a primo impatto e l'ho messa su, mi sembra tanta roba. Mescola davvero super morbida, reattiva, tanto grippata anche tutta la zona intorno ai tacchetti e sono Una curioso. cosa che mi sono chiesto e che ci siamo chiesti è se la mescola utilizzata, questa delle Endorphin Pro e il Power Run PB, sia la stessa di queste Cheetah. Cosa ne dici? Ma secondo me è una mescola leggermente diversa perché non ci sono i pallini soliti del Power Run. Aspetta che te la tiro, eh. No, in effetti non ci sono i soliti pallini del Power Run PB, però comunque è super morbida, cioè appena metti il dito va dentro e te lo rilascia subito, quindi super reattiva. Poi secondo me la zona qua nera è addirittura un'altra mescola perché la sento più dura rispetto a quella bianca, quindi... La userai ai campionati italiani? Speriamo, dai, di fare il minimo e di provarla sicuramente ai campionati italiani. Ascolta, e invece lo spazio nell'avampiede sicuramente è abbastanza lunga, però è stretta. Sì, davanti come numero sì, è abbastanza uguale agli altri, non ho avuto problemi. Stringe bene invece la parte mediale, fascia molto il piede, è abbastanza strettina, però secondo me... Comunque fascia bene, ti tiene ben saldo il piede, anche la zona della linguetta comunque è elastica, non è molto paffuta, quindi non crea tutto quello spessore, poi è tanto c'ha tanti forellini, quindi sicuramente fa traspirare nelle gare estive in pista, quindi da quel punto di vista lì bene. Linguetta molto a soffietto, tiene bene il piede. Sì, no, molto precisa, la puoi mettere con dove vuoi, comunque attaccata alla suola sotto, bene, bene, dai. Non crea tutta quella parte fastidiosa in mezzo. E poi bene anche la zona della conchiglia, molto morbida, spaziosa, si flette bene, quindi anche da quel punto di vista lì del tendine te lo rilascia abbastanza bene, ti rilassa un po' tutta la zona dietro. Bella, bella. Sensazioni iniziali rispetto alle Dragonfly, che è la scarpa che ti piace di più, quali sono? A toccarlo sembra più duro rispetto allo Zoom X delle Dragonfly, però quando la metti secondo me è molto più morbido, quindi secondo me da quel punto di vista lì meglio.
E poi anche la zona dei tacchetti qua è più gripposa, mentre nelle Dragonfly sì, c'è sempre questi tacchettini in plastica, ma secondo me molto meno spessi. E in più nella zona dietro c'è tutta questa parte di grip plasticoso che comunque nelle curve, magari quando fai le gare veloci, 1500 così, che hai bisogno di quell'aderenza in più anche dietro, secondo me è meglio rispetto alle Dragonfly. Va bene, nei prossimi giorni faremo la recensione completa, grazie e stay strong e keep running, ci vediamo alla prossima. Sono curioso di provarle, vediamo come vengono fuori in pista e quali sono le varie differenze tra le Dragonfly. Dai, sono curioso. Ciao a tutti!